e siamo qui a Quero per la festa di San Patrizio. Sinceramente mi sono chiesto cosa c'è di San Patrizio con Quero. Lo chiediamo alla presidente della Proloco, Teresa Galina. Teresa, cosa si azzecca? Non saprei proprio dirgli, perché non, cioè, la festa irlandese con Quero non c'entra niente, però noi della Proloco mi sembrava giusto fare una nuova festa in modo da animare la piazza in queste due serate. Stasera abbiamo visto che insieme alla staffetta di San Patrizio è stato un gran successo, ieri un po' meno, forse perché era venerdì sera, ma insomma noi siamo rimasti molto contenti. La festa è come poteva essere stato San Patrizio, potrebbe essere stato un altro santo, solo per animare la piazza di Quero. E vediamo che è ben riuscito, perché i tendoni sono pieni, le cucine stanno funzionando a pieno ritmo. Sì, sì, siamo rimasti molto contenti, abbiamo quasi finito tutto e speriamo che anche l'anno prossimo sia un successo così. E concluse le gare abbiamo ai nostri microfoni il presidente della S Quero Astra, Luigi Colavo. Luigi, raccontaci un po' come si è svolta questa manifestazione intanto. La Proloco ci ha proposto di fare una manifestazione come gruppo sportivo e abbiamo messo in piedi questa staffetta, pensato alla staffetta di San Patrizio, denominata così. E si svolgeva, abbiamo fatto anche percorsi per i giovani, piccoli, medi, grandi, scuole elementari, medie e superiori. E la staffetta si svolgeva 2x2 per 1000 metri, quindi due cambi, ed è andata abbastanza bene. Infatti abbiamo visto una buona affluenza di ragazzi. Sì, sì, abbastanza, siamo contenti, sai. Bene, per chi volesse avvicinarsi a questo sport e avvicinarsi alla tua associazione, cosa deve fare? Allora, deve venire presso gli impianti sportivi di palestra comunale di Quero. Noi facciamo gli allenamenti lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19, tutte le settimane.